riscontriamo un sentimento che nasce e che cresce nel popolo. I cittadini hanno paura ed è per questo che io, rispetto alle considerazioni che sono state fatte prima, alte somme, il Papa, io non mi permetto di entrare nel merito, io faccio modestamente il parlamentare. A me il cittadino, la mamma, il papà, il pensionato, il cassa integrato, mi chiede di risolvere i problemi. E giustamente questo è il compito della politica. Io vorrei risolvere tutti i problemi del mondo, risolvere i problemi dell'Africa, risolvere i problemi dell'Oriente. Non sono in grado, probabilmente. Sono parlamentare italiano e mi riduco a risolvere i problemi del nostro paese. Sì. E io credo che in questo momento, quando si parla e si parla tanto di accoglienza, di integrazione, ricordo che l'integrazione la si fa rispettando le regole e nella consapevolezza che ci sono diritti e doveri, io penso sempre, e mi ricollego al concetto di umanità, mi ricollego sempre al fatto che in questo momento nel nostro paese, mentre facciamo vedere l'immagine degli immigrati a cui dobbiamo garantire assistenza, alloggio, vitto, qualunque tipo di benefici, ci sono ancora 42% disoccupati tra i giovani. Ci sono ancora 42% disoccupati, ci sono ancora 7 milioni di italiani sotto la giovanile. C'è ancora un 13% di disoccupazione generale, ci sono ancora 7 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà, ci sono ancora 5.000 terremotati emiliani che non hanno la fortuna di vivere in un albergo, ma vivono ancora in un container. Allora io richiamerei la politica a fare quella politica buona e seria che dice: c'è l'immigrato che scappa dalla guerra, va bene, quello lo accogliamo; c'è il clandestino che cerca fortuna e ricchezza in un paese che non riesce a garantire ricchezza e fortuna ai suoi cittadini, probabilmente quell'immigrato clandestino non lo possiamo mantenere, ma secondo delle regole comuni lo dobbiamo espellere.